Salve a tutti amici del MotoGP Italian Riders e bentornati con il primo appuntamento di pre-season, primo round Lobby B sul circuito di Jerez. Questa sera in cabina di commento il buon Vindex 813, affiancato dal campione Legend League 2016-2017 Luigi 48GP. Buonasera a tutti. Benissimo, siamo dunque su la pista di Jerez, circuito spagnolo. Ci apprestiamo a scendere in pista aspettando che passino un po' tutti per andare a fare un giro nelle terre della Spagna. Vi aspetto io qui all'ultima curva e poi direi che possiamo andare. Io metto la set. Ah, pensavo fosse te quello, no? Era tra... Vabbè. L'ultima curva. Vabbè, mi sono sì. Sì, ho messo. Non mai. Aspettiamo un po', non si sa mai. Dopo sì, andremo ovviamente anche a elencare tutti i vari partecipanti. Ok, direi che possiamo andare dunque. Dovrebbero essere ormai tutti, quando mancano 8 minuti e mezzo. E andiamo. Circuito di Jerez, benissimo. Andiamo. Però attenzione. Rettilineo, si arriva in curva 1, staccata in salita. Attenzione, al punto di frenata si va a prendere la corda e si esce molto forte per andare a impostare la 2. Frenata, ancora qui siamo in discesa. Si affronta subito curva 3, questo piccolo cambio di direzione. Abbiamo un piccolo allungo che ci porta a curva 4, curvone dove è molto importante tenere la corda e non uscire troppo larghi, perché poi si va nel T2, caratterizzato da quest'unico praticamente curvone da affrontare il più possibile vicino al cordolo. Ci lanciamo dunque su quello che è il rettilineo più lungo di tutto il circuito. Si arriva alla staccata a circa 150 metri. Tornantino, attenzione, la curva dei trick per eccellenza. Poi ancora una volta cambi di direzione quando siamo nel terzo settore, allungo, bellissimo, curvone a sinistra, importante essere anche qua cuciti. E andiamo dunque sul doppia destra che ci porta all'interno dell'ultimo settore di questa pista, ultimo settore davvero davvero bellissimo. Abbiamo dunque questo richiamo a destra, poi allungo e due curve velocissime, entrambe a destra, la prima è questa, la seconda attenzione a non prendere il cordolo interno perché ci si lasciano le penne. Ultima curva intitolata Jorge Lorenzo, importante prendere subito la corda e lanciarsi più forte possibile per il traguardo. Andiamo ad elencare i partecipanti di questa sera. Abbiamo Ivan Gaper 2346, Erfra 04, Davide Gallina 23, Valex 3000, C-Shark 3, Chanil 22, Marcio 9901 e il buon Timothy McGarden. Intanto partiamo fortissimi con Ivan, che 32.8, già un gran tempo. Perché io vorrei provare a fare una cosa, vorrei scendere in pista e andare a bordo pista, magari in una delle curve, che ne so, ad esempio curva 1, che è molto difficile, e fare un po' l'opportunity della situazione, vedere un po' le differenze tra i piloti di traiettorie. Vada, mentre io rimango sui tempi. Non beccare nessuno, ecco, vabbè, no, loro non... Saluto tutti gli spettatori nel frattempo, Giacomo, Filippo e Mark che hanno scritto in chat. Un piacere avervi anche questa sera in live. Ciao a tutti. Si migliora Davide. Si migliora Ivan, 32.7. Tempone, addirittura al secondo passaggio. Ma questo è un punto molto bello. Potrebbe addirittura rimanere questa la pole quando siamo a ormai 5 minuti dal termine delle Q. Diciamo che ha alzato l'asticella Ivan. Sì. Allora sono passati Efra e Timothy McGarden entrambi col trick in curva 1. Timothy tra l'altro senza tempo.
Per chi non lo sapesse, pilota tedesco che ha partecipato agli sport a Valencia. Ivan caduta in curva 1. Ha provato il trick, ma Einstein troppo per lui. Quattro minuti rimasti, salutiamo anche Full Metal Lele in chat. Sì, è difficile sbagliare in questa pista, soprattutto l'ultimo settore è molto 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 difficile. E c'è la penultima curva che anche se provi a sfiorare il cordone interno fai una brutta fine, diciamo. E sì. Niente, le curve in cui si può usufruire del trick, ovvero della perdita dell'anteriore che si fa guadagnare un botto di tempo, esatto. E per andare forte su sto gioco bisogna perdere l'anteriore. E sono curva 1 e curva 5, quella del T2 in percorrenza. Infatti adesso sto vedendo molta gente passare qua e fare il trick in curva 1. Passa Davide Gallina, bello pulito, stretto all'interno. Discorso ovviamente diverso per la gara, dove il trick è molto 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 rischioso. Esatto. Voi per esempio individualmente lo fate in gara, cercate il trick oppure vi limitate a correre normalmente senza rischiare? In casi estremi, diciamo, in casi estremi uno prova, poi se va non va, non sì va. Diciamo che c'è anche una versione più soft, c'è una versione più soft del trick che sì. Diciamo fa guadagnare un pelo meno, però fa anche consumare meno la gomma e uso quello io, diciamo, però è rischioso. Sì. Nel frattempo 3 minuti, Timothy ancora senza tempo, attenzione, unico pilota in questo momento senza tempo, piccolo eccolo. Eccolo. Sì. Nostro pilota tedesco si porta in prima posizione, 1:32.722, dando 33 millesimi risicati al buon Ivan. Completa la prima fila Davide Gallina, staccato di 383 millesimi. Seconda fila momentanea per Erfra 04, 5 decimi per lui. Quinto Valex a 7 decimi, sesto C-Shark 1 secondo e 3, settimo Chonil 22 1 secondo e 6, ottavo Marcio staccato di esattamente 2 secondi quando mancano 2 e 25. Comunque ho visto si migliora Davide, 200. Ripetute cadute di Timo, quindi Timo, sì. Un sacco di volte sta cadendo, però l'ha cercato, però il tempo e l'ha trovato, sì. Vedremo poi in gara. Sto vedendo in gara... esatto, Giacomo, già l'ho gufata. Timori senza tempo, bam. Oh, madonna. Sto vedendo delle traiettorie qua in culo 1. Abbiamo Ivan e Timo che sono molto puliti, tengono una traiettoria stretta attaccata al cordolo. Mentre invece ci sono altri piloti come Erfra che vanno larghi, larghi, larghi e poi riaddrizzano subito la moto col trick. Nel frattempo Valex, scusa Luigi, quarto, 467. Valex quarto, ottimo. Incidente di Index. Sì, è dritto. Te quanto facesti in gara Index? In gara, in qualifica? 32.722. Ah, perfetto. Ottimo. Tempi molto poco sì, è un caso, no? No, okay. Ah, di nuovo sicuramente un caso. Un pilota bellissimo e si sciacca. Luigi, come l'hai visto l'ultimo pilota che è passato in curva 1? Un po' largo, attenzione. Un po' largo. Ci sono addirittura piloti che passano proprio sul cordo. Ci passano sopra come se nulla fosse. Ultimo minuto di Q. Si perde un po', sì. Mentre si è migliorato Marcio, si è portato in penultima posizione a 1.3. Esatto, ed è anche caduto tra l'altro. Un saluto. Che passa Ivan, che conclude. Non si migliora. E comunque passa un altro pilota, moto rossa, attenzione. E Chani, se non sbaglio. Sì, Chani 22, che ci saluta con un piccolo trick. Dunque dovrebbe essere Paul per Timothy, ultimi 10 secondi. Ok, ultimo pilota a passare, il C-Shark.
Niente, non vedo nessun altro. E ci siamo, e dunque Paul, per Timothy McGarden che fa il suo debutto nel MIR col botto 1.32.722, seguito da Ivan a 33 millesimi, Davide a 2 decimi, seconda fila aperta da Valex a 4.67, poi Erfra a 5.67, chiude la seconda fila C-Shark, in terza scatteranno Marcio 9.901 e il buon Chanil 22, questi ultimi anche loro all'esordio nel MIR, così come abbiamo già detto prima, Erfra e ovviamente il buon Timothy. Diamo dunque. Ci hanno scritto dei pronostici. Ci hanno dato. Allora, io sparo Ivan, Timothy e Davide. Vai, vai tu. Io dico lo stesso, però al contrario. Davide, Timothy e Ivan. Perfetto. Michael. Invece io dico Ivan, Davide e Timo. Timo perché rischia troppo, secondo me, per quindi nessuno mette Nerfran e Valex sul podio, attenzione. Vediamo, qua è facilissimo sbagliare. Sì. Vediamo. Vi ricordo che dei 18 piloti, 9 andranno in Sprinter League, che sarà il campionato principale, verrà corso il venerdì. Campionato secondario per i restanti 9 piloti, si tratta ovviamente della Talent League. Mentre scendiamo in pista, ricordo ancora lo schieramento: prima fila Timothy, Ivan, Davide, seconda fila Valex, Erfra, C-Shark, terza fila Marcio e Chanil. Lobby molto folta. Eh sì. E ci siamo dunque, ci siamo. Si accendono i semafori di questo primo round, seconda lobby di pre-season sul circuito di Erez. E si parte, partono tutti. Occhio, arriviamo in curva 1, attenzione. Oh, Marcio. No, Chanil. Chanil e Marcio. Chanil. Ok. Oh, caduta no, di Timo. Timo. Io però no, cioè, non volevo dire. Vabbè, se ne bagata anche qui. Credi Valentino Rossi. Caduto bravo, Timo in curva 2, colpo di scena, attenzione, nel caso in cui ci saranno eventuali contatti, dunque Timothy che avrà tutto il diritto di effettuare un reclamo a chi avrà eventualmente causato la sua caduta, mentre noi ci posizioniamo qui in fondo per questi primi giri. Io andrei in curva 1 perché siete molto bene, a differenza di traiettorie, e poi siamo anche abbastanza vicini a lui. Ok, mi segue Michael per il commento tecnico e tra l'altro approfittiamo per fare gli auguri al Vale, che oggi compie 33 anni. Esatto. In sella alla MotoGP ai test in Thailandia, nuova pista in cui correremo anche noi l'anno prossimo. Che ne pensate, così a caldissimo? Non oddio, è una pista che mi ispira. In realtà non la ricordo, però ho visto che la prima parte su tutte curve a destra ed è fine. Non e fate poi quello che ho fatto io. E poi anche c'è una parte mista. Ivan Stampon 1.35.7 con partenza da fermo, vediamo se qualcuno sì risponde, non sembra. 35.7 comunque, se non sbaglio, non è assolutamente male. Niente. Vabbè, che ok, io mi sono messo qua prima e si vede benissimo. Io mi piazzo in curva 5. Io gli unici sorpassi che vedo finora sono Vindex su Luigi, quindi non posso dire nulla. Io alle retrovie adesso vedo Marco e Shark. Adesso siamo lontani. Sono per arrivare da me nel frattempo, eccoli. Ivan ha preso buon margine su Davide. Sì. Attenzione, si parla quasi di mezzo secondo, mentre Valex va a largo, mentre segue Erfra, Timothy ha ripreso invece quelli che dovrebbero essere Marcio e che ci dovrebbe essere, perché Chanil è andato giù. Marcio e C-Shark che si stanno Sì, dovrebbe essere C-Shark, esatto. È Timo che passa C-Shark. E noi dopo un giro abbiamo già sbagliato tutti e tre i pronostici, quindi perfetto. Beh, vai piano, Però io l'ho detto. Io l'ho detto che comunque rischiava. Vabbè, dai, vediamo. Ci ha visto lungo, Michael, ci ha visto lungo.
guardate la mia moto, cioè non è spettacolare. Come fanno a guardare? No, non lo è in realtà. Non lo è, ma dai. Ok, passo sul traguardo. 32,9 al secondo giro. Davide farò il vicino, attenzione. 32,8 non risponde, anzi non molla Davide, risponde a Ivan. Terzo è Fra e largo Ciani nell'ultima posizione. C'è da dire che comunque su questo gioco con la scia si guadagna molto. Sì, moltissimo. Quindi è proprio difficile scappare. Tra l'altro Davide qua è mostrato molto competitivo in questi giorni. Vediamo se proverà un attacco Davide qua in fondo. Eccoli. No, sembrano ancora un pelo staccati per provare l'attacco, infatti non arriva. Vediamo se Fra riuscirà a tenere questo ritmo, Attenzione, mentre Timothy ha ormai sorpassato C-Shark e Marcio e prova a portarsi alla coda di Valex. Io vado. E vai. Terzo giro va giù Marcio nel frattempo. Peccato. Tra l'altro ricordiamo i risultati della gara di martedì in cui ha vinto quel grandissimo ragazzo di nome Luigi 48 GP, che guarda conosci? Caso è il mio stesso nome. Sì, seconda posizione per Vindex 813, seguito da Adrian 26, altro finalista delle sport. E quest'anno il livello è molto alto perché comunque ci sono questi ragazzi provenienti dalle sport. E aspettate, intanto passano sul traguardo, Ivan ancora davanti, Davide sempre dietro, invariato il distacco. Oh, passa sul cordo Davide, terzo del Fry. No, Vindex è romanista, Giacomo. Sono tutti e quattro attaccati e niente, aspetta una bella gara. Oh madonna, questo commento non me lo dovevi fare, però vabbè. No, ho letto. Qual è stato il giro più veloce finora? 32,8 mi pare. 855. Esatto. Che tra l'altro ho fatto anch'io in gara, quindi. E Ivan ha preso molto vantaggio su Davide rispetto al giro scorso. Davide va largo qui, mentre Valex si è portato sulla coda di Erfra. Valex ha ripreso Erfra, attenzione. Valex che si gioca l'accesso a quella che sarà poi la Sprinter League e vuole farlo in grande stile andando a strappare un podio nel primo round di pre-season. Valex, mentre cade Chanil, che per chi non lo sapesse è campione della Super League 2016-2017, si preparava ormai ad affrontare quella che sarebbe stata la Legend League 2017-2018, dove Luigi avrebbe tentato di difendere il titolo. Ci proviamo quest'anno con questo campionato che, in quanto al livello di piloti, non ha nulla da invidiare. 32,7 si è visto che stava allungando su Davide, guadagna un po' di vantaggio su Davide che va largo in curva 1. Anche Fra, Valex aggressivissimo sul cordolo, mamma mia. Io ho visto l'ultima curva, l'ha fatta perfetta, davvero bene. Io aspetto questo passaggio e poi me ne vado in curva 1. Oddio, madonna che paura. Pensavo fosse crashato qualcuno, guarda. È un lungo. Ok, lungo. Mi sta laggando il gioco a caso, non so perché. Ah, arrivano qui in fondo. Guarda come si. E Ivan è sempre più staccato, mentre Valex è ancora lì attaccato a Erfra. Timothy tenta la rimonta, ma ormai la gara sembra compromessa. Sarà davvero difficilissimo, mentre qui troviamo Marcio. Dietro di lui Chanil e noi tentiamo di spostarci verso curva 1. Dicono che la tua livrea è bella. Lo sai. Sembra una Honda. Anche la mia non è male. La mia livrea della Honda è bella, ora che mi ricordo. Tra l'altro, devo dire la verità, il collo di Valentino è fatto bene perché si vede anche laggiù di là. Guardando un po' al campo. È vero, io lo guardo girando la telecamera. Mamma mia. 3-2-6. Fuga per Ivan. Fuga.
Davide secondo, sempre, adesso si sono un po' aperti di scatto. Eh sì, diciamo che appena dai un po' di spazio libero a... ad alcuni è fatta, perché meglio riescono andarli. Ad avere più libertà, sì sì, riescono ad avere libertà, rischio, tra parentesi, comunque un po' tutto sotto controllo. Dov'è? Timo è quinto. Quinto. Ancora. Non vorrei che abbia danneggiato la moto. Probabile. Io sono molto curioso nel post gara, nel caso in cui la caduta fosse dovuta a qualche contatto. Vedremo. Non dimenticare. Però è in curva 2 poi che è strettissima. Però. Guarda. Una Ducati niente. Ma comunque. Cioè, comunque per... dietro di noi abbiamo i bagni pubblici, quindi non facciamo. Vabbè, ci sta. Giusto così. Michael, se hai bisogno, scappi un attimo qua. Sì. Tanto sulla destra vedo dei piloti passare lì. Io non so che parte della pista di noi. Ah, è l'ultimo settore. Dovrebbero essere ormai in dirittura d'arrivo. Vediamo piloti passare, Ivan oramai. Ha guadagnato un gran bel distacco su Davide, che l'ha data su. E Fra di nuovo ha staccato Valex. Fra ha staccato Valex. Comunque. Posizioni congelate fino ad adesso. Madonna. Era fatta sul cordo di Stuttgart. Diciamo che non è la cosa. Infatti, va, andiamo. Sì, sì. Non so che giro stanno. Neanch'io. Ci facciamo un giro, ci facciamo. Giacomo dice che oggi le MotoGP hanno girato 2 secondi e 2 più veloce della Superbike in Thailandia, quindi... E sono i test. Diciamo che... sì, diciamo che ancora c'è un po' da fare, però... Che ha appena fatto il trick in curva 5. Stiamo spento qua. Certo, sono belli i fiorellini a bordo pista. Sì, sono fatti bene. Cioè, non è che sono fatti bene. Però. Ma sono belli, Sono belli. È importante che siano facci bene i fiorellini. Sì. Esatto. Oh madonna, che è successo? Mi sono passato sul fondo e mi si è alzato il posteriore. Ma dove state? Dove state? In pista. Tutto congelato fino ad ora. E vorrei mettermi alla penultima curva, all'esterno. 32,6 ormai. Vabbè, ma Ivan sta martellando. Come detto prima, appena sei da solo, basta che metti in fotocopia. Non è una cosa semplice, però basta che metti in fotocopia i giri. Giri veloci su giri veloci per Ivan, che sta davvero dominando questa gara fino ad ora. Spero non sia il penultimo giro, perché sennò non lo manco. Ah, io mi metto all'ultima curva, preventivamente. Ma non credo, sinceramente. Sono passati 9 minuti, quindi... Oddio, potrebbe essere. 9 minuti. Vabbè, il tempo corrente, 9 minuti. Michael, quanti vai ad una fotocellula e vedi quanti giri ti dai. Ok. Deve rifarsi tutto il giro. Devo rifare tutto il giro. Ok, sono al T3. Alla seconda punta. A me da 4 giri da Cianigo. E sto al quarto giro, quindi. Ok, sono all'ottavo. Vanno per il non. Ok, se qualche pilota si stende qua alla penultima curva, mi c'entra in pieno, quindi faccio un po' più dietro. Ma lo sai che. Ivan, Guido, bello Guido. Davide, Davide si ricorda. Ma una domanda, ma che moto sto usando io? Penso Ducati. Siano Ducati personalizzati. Ducati personalizzati. Vi siete presi bene questa Ducati? Ma io glielo ho detto prima della gara, prendi la personalizzata, porta all'ufficiale, guarda che è meglio. Vabbè, almeno c'è più varietà rispetto soprattutto a Benzino di Team, dove eravamo tutte Yamaha blu, del stessa, incredibile. Oh, attenzione, caduta. Ha preso il cordo. Ok, ci mettiamo all'ultima curva. Sai chi è che sta alla penultima curva? Ti faccio vedere com'è che non si deve fare. Niente.
Niente. Madonna, sì, nemmeno sì. Così si deve fare l'ultimo. Timothy! Gliel'ho bufata, ragazzi, gliel'ho bufata, non volevo dire. E il buon Timo adesso dovrà rifarsi, se vuole guadagnarsi l'accesso in sprinter. Alex! No. Qui Timothy si sarebbe preso la quarta posizione, peccato. Aie. Per Valex ormai non penso cambi nulla. Era un po' staccato dal fra. Se sbaglio c'era uno dietro, poi non ricordo il boss. Era Timo. Sì, era Timo. Che è caduto. Esatto. Era Timo e quindi non cambia nulla. Dipende da dove sono caduti, perché sono punti favorevoli, che dire, parentesi. E Ivan da Jorge Lorenzo Scorner. No, Timo ti di nuovo. Ai. Diciamo che è sesto molto... addirittura. Moto danneggiata più calo di concentrazione. Sì, poi certo che moto ha tipo la Ducati quella? È la sì, personalizzata. Ducati personalizzata. Diciamo che non siamo abituati a vedere Ducati blu, bianche, nere. Eh sì. La Ducati deve Yamaha grigie. Yamaha grigie e gialle sono. Ma non Yamaha ci sta come? Ma sono un pilota sottoterra. Ci siamo ormai ultimo giro di questo primo round di pre-season sul circuito di RS Lobby B. 9 partecipanti, Ivan che si sta andando a prendere la vittoria, la prima stagionale. Guarda, ora penultima curva, sì sì sì, speriamo. Dire, attenzione. No, occhio, però dai, ho fatto una grandissima gara, non se lo merito. Sì, è stato molto veloce, girare consecutivamente in 32.6 è... Sì, vero. Nell'altro giri veloci, Davide non ha potuto farci nulla, davvero di un altro livello questa sera Ivan. Eccolo, chi arriva all'ultima curva, gli facciamo festa col burnout, la facciamo anche per Davide. Ed è fra... che c'entra al debutto. Madonna, un ottimo Davide, podio. Sei immolato Davide. Incredibile, non so impennare la gara. Altro che mi tampona anche dopo la gara. Aspettiamo dunque i risultati ufficiali. Vi ricordo che di ufficiale c'è poco e nulla, perché sento nell'aria un reclamo di Timothy. Perché? Ti pensiamo, ma che trick, madonna. Caduta alla seconda curva. Dovrebbe portarci a un reclamo, Dovrebbe. Ovviamente là è difficile cadere, però. Chissà. Chissà come sarebbe andata se. Vediamo. E dunque Ivan va a vincere questo primo round di pre-season seguito da Davide. Completa il podio. Erfra, quarto posto per Valex 3000, quinto. Ottimo, C-Shark, sesto, davvero appannato, Timothy, questa sera, settimo e ottavo, Marcio e Chanil, che se la sono giocata fino alla fine, sono arrivati a 0 secondi di distacco. Comunque... non sono crashato oggi. Bello. E niente, bella e dunque, gara, noi vi aspettiamo, ovviamente, martedì, per quello che sarà il secondo round, Lobby A, saremo sul circuito del Mugello, uno ovviamente dei vostri preferiti, mentre saluto il buon Gianluca, ringrazio Luigi e Vindex, grazie a te, ringrazio grazie i piloti e ringrazio soprattutto chi ci ha seguito per tutta la durata della corsa. Ci rivediamo prossima settimana, usciranno anche nuovi video in cui parleremo di, indovinate un po', MotoGP 18 e... cosa potrebbe riservarci. Ci rivediamo prestissimo. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi.